Meritolio, una due giorni, 11 e 12 novembre 2015, dedicata alla promozione e tutela dei nostri valori per un futuro da costruire insieme. Conclusa la prima fase del progetto Olio DOP Terra di Bari, ideato e promosso dal gruppo di azione locale Terra dei Trulli e Barsento in collaborazione con Assoproli Bari ed approvato dalla Regione Puglia. L'olio extravergine d'oliva, denominazione di origine protetta, quindi, come protagonista di un percorso che abbraccia un'intera comunità che valorizza la tipicità di un prodotto per tutelare l'unicità di un territorio. Il progetto ha tra gli obiettivi quello di incentivare l'attuazione di azioni di divulgazione sul territorio locale e sulle sue eccellenze attraverso uno dei prodotti tipici più importanti, l'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta, Murgia dei Trulli e delle Grotte. Varie le azioni di start-up già messe in campo, tra cui l'organizzazione di due workshop che hanno coinvolto operatori del comparto agricolo, operatori del settore turistico e giornalisti di Puglia. Tra questi, l'organizzazione di un press tour guidato dal giornalista Michele Peragine, presidente dell'Associazione Giornalisti Agroalimentari Pugliesi, al quale hanno partecipato altri 20 giornalisti specializzati, tra cui la nostra Web TV. Appuntamento presso l'olificio sociale cooperativo Viterbo di Castellana Grotte. Di qui è partito il tour, alla scoperta di tutte le fasi di produzione dell'olio extravergine d'oliva DOP. Gli operatori della stampa, infatti, hanno assistito alla fase di raccolta del frutto presso l'azienda agricola Mastronardi Giovanni. Il raccolto di quest'anno è fruttuoso? Sì, è un'annata abbastanza ricca, diciamo, di prova, diciamo, almeno anche come qualità, diciamo, e si vedono le piante che, diciamo, sono un'abbastanza, diciamo, consistenza di carico, no? Dalla resa adesso siamo, diciamo, sui 13 kg, 14 kg, 15 massimo, diciamo anche 10, dipende dalla cura che si tiene per le piante. Tre sono i prodotti principali di quest'area: le mozzarelle, l'olio e il vino. Sono queste tre, insieme poi alle ciliegie, perché è un'area talmente bella dove noi notiamo la presenza di turisti nel periodo non solo estivo, ma in qualsiasi periodo, a vivere la vita della campagna, la vita del nostro territorio. E ci accorgiamo, ecco perché siamo partiti con questa iniziativa, ci accorgiamo che nei vari agriturismi, nei vari bed and breakfast, quando si dà la possibilità di fare assaporare il nostro olio, loro effettivamente lo riconoscono e lo apprezzano. Di conseguenza poi si trasformano in potenziali clienti. È la cosa anomala, la cosa strana. Allora dico, se tanto mi dà tanto, ma perché noi non dovremmo noi spenderci per far conoscere appunto quest'oro che noi abbiamo, abbinando la produzione di olio col territorio? Ecco la presenza dei turisti che non vengono qui per caso, ma vengono anche per assaporare i prodotti della nostra terra. Poi si è passati alla lavorazione delle olive presso l'olificio Viterbo, passando per la visita ad un antico frantoio tradizionale di proprietà della famiglia Saverio Manghisi da generazioni, per completare il tutto con un panel di degustazioni diretta da Giovanni Martellini, Pasquale Costantino, responsabile sistemi informativi e di tracciabilità, e Martino Lillo, responsabile tecnico a Soproli Bari.